buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'informazione locale che apriamo con la cronaca. Lo spaccio di droga per un padre e un figlio era un affare di famiglia, una vera società che riforniva tutta la Valtaro. I due operavano all'interno della loro casa a Riccò, dove i militari hanno rinvenuto un'agendina con nomi e numeri di telefono dei clienti. Sono stati i carabinieri di Salso Maggiore, coordinati dalla Procura di Parma, a scoprire un traffico di droga gestito da un padre e un figlio rispettivamente di 53 e 27 anni che avveniva tra il comune di Fornovo e quelli limitrofi della Valtaro. Per gli inquirenti si tratta di una consolidata attività di cessione di droga che andava avanti da tempo. L'ordinanza di custodia in carcere è stata eseguita lo scorso martedì, ma l'ordinanza investigativa ha avuto inizio lo scorso mese di febbraio, quando i militari di Fornovo, grazie a diverse segnalazioni, hanno concentrato la loro attenzione in una casa a Riccò di Fornovo, dove si diceva fossero nascoste armi e materiale esplodente non denunciato. Avviata una perquisizione, all'interno non sono state rinvenute armi, ma bensì diverse centinaia di grammi di hashish, tutto l'occorrente per la pesatura e la preparazione delle dosi e circa 14.000 euro in contanti, ritenuto frutto del guadagno dell'attività di spaccio. Nel corso della perquisizione il figlio cercava di eludere i controlli buttando dal balcone la droga, ma i carabinieri, grazie al cordone posto nell'area interessata, recuperavano la droga. Il 27enne è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio e il padre denunciato per lo stesso reato. In seguito all'arresto, i militari di Fornovo hanno avviato un'attività di indagine ricostruendo la fitta rete di spaccio creata da padre e figlio, grazie anche ad un block notice rinvenuto nell'appartamento dove vi erano segnati nomi e numero di telefono dei clienti. Ancora i carabinieri in primo piano, questa volta andiamo nella stazione nel comune di Tornolo. Hanno in salvo due escursionisti che nella serata di ieri si erano avventurati boschi, non trovando più la strada del ritorno. I carabinieri della stazione di Santa Maria del Taro nel comune di Tornolo, nella serata di ieri, nel corso di un servizio perlustrativo del territorio montano di propria competenza, hanno tratto in salvo due escursionisti che, dopo aver parcheggiato la loro auto al passo del chiodo, si erano avventurati tra i boschi, non riuscendo più a trovare la strada del ritorno. Intorno alle 19:20, ormai disperati, hanno chiesto aiuto tramite il 112 alla centrale operativa dei carabinieri. L'operatore, grazie anche alle esperienza maturata sul territorio, è riuscito a localizzare la zona da cui proveniva la chiamata, inviando sul posto la pattuglia. I militari, ottimi conoscitori della zona, fra l'altro di loro giurisdizione, hanno lasciato il proprio mezzo di servizio e a piedi si sono messi alla ricerca dei due giovani, ritrovandoli dopo non molto nella zona del Faggio dei Tre Comuni. I militari, dopo aver accertato il loro ottimo stato di salute, hanno preso contatto con un volontario del soccorso alpino che si è subito reso disponibile a riaccompagnare i due alla loro autovettura parcheggiata nei pressi del passo del chiodo. È dura la presa di posizione del Comitato L'Aria del Borgo che, rispondendo a quanto dichiarato nel TG di ieri sera al candidato sindaco Del Maestro, chiarisce che qualunque membro del direttivo decida di candidarsi deve rassegnare le dimissioni come previsto dallo statuto. Borgo Taro in comune ed il comitato, sottolineano, non hanno alcun tipo di rapporto. In riferimento al comunicato del candidato sindaco Cristiano Del Maestro sulla scelta del movimento civico Borgo Taro in comune di sostenere il suo sfidante Marco Moglia, il direttivo dell'Aria del Borgo precisa che non vi è nessun tipo di rapporto tra il comitato e il suddetto movimento civico, come impropriamente dichiarato da Del Maestro nel servizio andato in onda sulla vostra emittente nel TG di ieri. I membri del direttivo hanno il diritto di fare le proprie scelte politiche al di fuori dell'attività del comitato e sono consapevoli che, nel caso decidessero di candidarsi alle elezioni, dovrebbero rassegnare le dimissioni così come previsto dallo statuto. Invitiamo i partiti, i movimenti e i candidati a lasciare fuori dalla bagarre politica il comitato che, fin dalla sua fondazione, ha sempre agito esclusivamente per la tutela dell'ambiente e della salute.
Invitiamo tutti i partecipanti alle prossime elezioni amministrative di Borgotaro a tenere in grande considerazione le istanze che in questi anni il Comitato e i cittadini hanno portato avanti al fine di migliorare la qualità della vita del nostro Paese. E il movimento Borgotaro in Comune appoggia il candidato sindaco Marco Moglia e la sua lista alle prossime elezioni comunali. È il momento, dicono, di essere responsabili. Ci sono momenti come quello attuale, cruciali per la storia di una comunità, soprattutto se piccola, e di una zona di montagna. Momenti in cui occorre mettere in secondo piano gli aspetti personali e vecchie ruggini, occorre oltrepassare momenti difficili del passato, usandoli comunque come spunto di riflessione per il miglioramento. Occorre superare divisioni e incomprensioni per far prevalere il valore assoluto del bene comune. Adesso è il momento di essere responsabili. I prossimi anni saranno cruciali per la tenuta di Borgotaro e della Valtaro. Tante sfide legate all'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla salute chiedono, e sempre più chiederanno, l'impegno totale, la dedizione di persone capaci e competenti, personalità che dovranno soprattutto essere in grado di saper unire e saper tenere unita una comunità con la loro autorevolezza, con le loro competenze, con la capacità di ascolto, con il buon esempio nei futuri momenti difficili che ci potranno interessare. In questa ottica il Movimento Civico Borgotaro in Comune, dopo un dialogo franco e trasparente con tutte le forze politiche, ha deciso di sostenere il candidato sindaco Marco Moglia, dopo aver condiviso con lui una serie di principi e di obiettivi. Lo farà in forma partecipativa, condividendo contenuti legati ai settori dell'ambiente, della salute e della copartecipazione attiva e diffusa. Moglia, con la sua storia personale e professionale, rappresenta una figura di garanzia. Ha colpito la sua volontà ferrea e incrollabile di ricucire ferite, frutto di eventi spesso riconducibili a fattori esterni alla società locale, di riunificare una comunità che nel passato recente era per tutti un esempio di civile convivenza. L'esperienza degli ultimi anni deve essere presa come insegnamento, come monito, per non tornare in situazioni peraltro insostenibili di divisione e di incomprensione. Uniti in una società coesa, basata su pochi ma chiari principi morali condivisi, con amministratori competenti e soprattutto sensibili e attenti ai bisogni di tutti, in grado di ascoltare tutti a tutti i livelli, è l'unica strada per la sopravvivenza della nostra comunità, intesa come tale. Alla Nuova Montelli, ad agosto, i prezzi sono ancora più belli e sempre più interessanti. Un'infinità di grandi occasioni davvero imperdibili. Vi facciamo un esempio: acqua reale di Tornolo a soli 1,50 euro la confezione. Incredibile davvero. Ditta Nuova Montelli la trovi in via Cassio e via Europa a Borgo Valditaro. Alla Nuova Montelli i prezzi saranno sempre più belli. Partire per le ferie? La sicurezza è importante. I pneumatici giusti possono fare la differenza. Approfitta per tutto il mese di agosto delle super offerte di Mariani Gomme. Prezzi da urlo su tutta la gamma Michelin, Cross Climat e su tutti i prodotti Nankang. In omaggio la nostra t-shirt. Imperdibile promozione anche sui prodotti d'agricoltura con possibilità di montaggio a domicilio. In omaggio nostro svanicato. Per preventivi 333 3 9 6 8 9 2 9, WhatsApp 320 18 14 044. Mariani Gomme, la professionalità e l'esperienza al vostro servizio. Ricorda, sgomma finché vuoi, ma gommati da noi, Mariani Gomme. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500° store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e i fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. L'acqua che finisce negli scarichi
arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Continuano i prezzi bassi di Baudassi. Rinfrescatore ditta Maurer, 64,90 euro. Ventilatore a piantana, euro 23,90 euro. Lettino da sole, 32 euro. Pittura murale bianca traspirante da interno, 14 litri, 19,90 euro. Set arredo giardino in rattan marrone, 239 euro. Lettino in alluminio con parasole, 99 euro. Inoltre è disponibile pellet prestagionale Mack Holz, offerta valida per luglio e agosto. E ricordate, da Baudassi i prezzi sono sempre bassi. Rena, responsabile della struttura semplice di urologia dell'ospedale di Borgo Valditaro. Quest'anno, grazie alla donazione di Enzime per Vivere, che ha donato un ecografo dell'ultima generazione, siamo riusciti ad eseguire 100 biopsie prostatiche con 50 diagnosi di tumore prostatico. Grazie a queste donazioni riusciamo ad eseguire delle biopsie con mini invasività e delle diagnosi più precise e precoci. Dall'83 Insieme per Vivere ha sempre lavorato per dotare questo nostro ospedale di una strumentazione all'avanguardia, diagnostica e terapeutica per tutti i reparti. Dona il tuo 5 per 1000 a Insieme per Vivere. Il Green Pass allarga i suoi orizzonti e dalla prossima settimana entrano infatti in vigore dei nuovi dettami. Il pass verde servirà dal 1 settembre anche per tutti i viaggi che comportano spostamenti a lungo raggio. I vaccinati, i guariti dal Covid e i tamponati con certificato negativo potranno salire a bordo di aerei, navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, treni intercity, intercity notte, alta velocità e autobus che collegano due regioni. Sono esclusi gli utenti che utilizzano mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Saranno però in questo caso intensificati i controlli su bus, treni e metro. A scuola restano esenti dall'obbligo i minori di 12 anni e i soggetti che non possono vaccinarsi perché esenti secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. Resta spinoso il caso del tampone per il personale scolastico che potrà accedere agli istituti solo con il Green Pass. Chi non è vaccinato né tamponato rischia infatti ad oggi di essere sospeso dal servizio. I professori poi che non rispetteranno l'obbligo saranno considerati in assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza perderanno anche il compenso. Per gli alunni invece sino alle scuole superiori nessun obbligo di Green Pass, mentre gli universitari che vogliono seguire le lezioni in presenza in Ateneo dovranno essere in possesso della certificazione verde. Maggiori informazioni su questo tema arriveranno però sicuramente domani sera dopo la riunione del Comitato Tecnico Scientifico. Le Alte Valli sbarcano su una TV nazionale importante. Nello scorso weekend una troupe di La Sette, guidata da una famosa conduttrice, Licia Colò, ha registrato una puntata di Eden, un pianeta da salvare, ambientata nell'Appennino emiliano-parmense. Le Alte Valli sbarcano sulla TV nazionale. Negli scorsi giorni si sono svolte le riprese del documentario che andrà in onda sul canale La 7 nella nota trasmissione Eden, un pianeta da salvare, condotta dalla famosissima Licia Colò e che vedrà protagoniste le Alte Valli, in cui, oltre alla Valnure, sono comprese ovviamente anche la Valtaro e la Valceno. Un'iniziativa nata e portata avanti dal consorzio Alte Valli, che ha accolto la nota conduttrice e la sua folta troupe insieme a tutti i sindaci dei comuni visitati: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Compiano, Tornolo, in generale buona parte del biodistretto dell'Appennino emiliano parmense. Secondo le prime indiscrezioni dai social, il tema centrale e filo conduttore della puntata che andrà in onda nella stagione autunnale della trasmissione sulla 7
dovrebbe essere la biodiversità e la sostenibilità ambientale. Non appena possibile, vi forniremo informazioni più dettagliate anche sulla data e ora della messa in onda. Ultimo appuntamento sulla nostra emittente con Art Kunz Valtaro, che ha dato la possibilità quest'estate a turisti e valtaresi di conoscere diversi artisti provenienti un po' da tutto il mondo. La base di quest'opera, il fondo di quest'opera è di un colore rosso perché rappresenta, deve rappresentare la vita, quindi la vita è il mestro, è la mestruazione, il sangue della donna, è quello che dà vita a noi. L'uomo è il seme, quello che feconda la terra, quindi la madre, e da questo nasce la continuità della vita nostra attraverso questa modalità. E le stelle hanno un significato importante perché indicano la nostra provenienza è cosmica, è stellare, quindi noi proveniamo dalle stelle, quindi proveniamo dall'universo. La manifestazione terrena avviene attraverso un processo di evoluzione, evolutivo, e quindi quella umana si manifesta quando si abbandona lo stato animale per entrare in una condizione che è quella che ci permette di poter esprimerci con un linguaggio e poter spiegare quelli che sono, o tentare di spiegare quelli che sono i significati, no? Cosmici, e anche il rapporto che l'uomo stabilisce poi con l'aspetto più spirituale, no? della vita. Quindi, come dire, questa parte sotto è arrivata senza che io mi fossi posto, non c'è una progettualità, è stato un casuale, perché le due parti erano unite, e questa rimaneva sotto, io facevo il fondo è passato e è stato assorbito. Volevo tagliarlo, quando ho visto che avevo una ragione l'ho lasciato, perché intanto vuol dire stabilire un contatto tra cielo e proprio la terra, ed è un contatto che finisce per diventare tridimensionale, non più bidimensionale, quindi non è una cosa di superficie appoggiata al muro. Io ho cercato di fare una cosa site specific, cioè dedicata esattamente al posto in quale mi trovo, che è un posto abbastanza atipico, perché siamo qui in mezzo alle colline, tra gli alberi, e allora ho raccolto dei rami, quindi site specific vuol dire questo, proprio per un posto in quale ci troviamo, e ho preso questi rami di qui, e ho fatto come una sorta di organismo vivente che parte qui dalla parete rossa, una cosa legata molto alla natura, ma dall'altronde abbastanza antropocentrica. È come se io volessi farmi un rifugio qui, in un rifugio umano abbandonato, per dire, come dire, che io, come io voglio il ritorno alla vita più connessa con la natura, che penso che siamo in un momento in quale dobbiamo pensare molto di questo. E anche questi elementi qui, questi qui sono elementi organici, dei organi fittizi, e qui invece sono trofei fittizi, tutti fatti dello stesso materiale, della maiolica, con la quale lavoro a Faenza, che è un materiale tipico per il posto dove vivo. Li ho portati qui e poi il resto ho costruito qui. Domani
venerdì 27 agosto avremo nuvoloso e temporaneamente molto nuvoloso con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio e temporale. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento a partire dai settori settentrionali e occidentali. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime in sensibile diminuzione tra 22 e 23 gradi, venti deboli moderati da nord-est. I programmi di RTA iniziano alle 20.35 con Driver TV, mentre alle 21.20 per protagonisti comunque intervista a Cecilia Molinari, alle 22 il telegiornale di RTA, alle 22.30 la replica del TG Parmense, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte rivediamoli. E anche per questa sera è tutto, grazie per essere rimasti in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento, il TG torna alle 19.35 di domani. Arrivederci.